Nell'aula del Consiglio regionale Lombardo si è discusso oggi del programma regionale di sviluppo, il documento che definisce gli obiettivi strategici della decima legislatura. Andiamo a sentire allora il consigliere leghista bresciano Fabio Rolfi. Fabio Rolfi, oggi è una giornata importante, importante per il futuro della Lombardia. Sì, è un piano regionale di sviluppo di qualità, coerente con gli impegni elettorali. Si parla di macroregione, si parla di protagonismo di Regione Lombardia in Europa per negoziare direttamente gli interessi dei Lombardi e del Nord, senza la mediazione romana, sull'agricoltura, sulle imprese, sulla ricerca. Insomma, una regione che segna discontinuità su molti punti, con il passato, valorizzando ciò che di buono è stato fatto, che è la linea Maroni, la linea di una regione che vuole essere protagonista per il futuro, per l'autonomia, per la libertà della propria terra. Vengono toccati tanti punti per il rilancio economico della regione, dai giovani al territorio. Qual è quello che le sta più a cuore? Ma a me piace molto l'attenzione verso il mondo delle imprese, che si concretizza in tante linee di finanziamento significativi, nell'attenzione sulla ricerca, nell'attenzione verso l'assunzione dei giovani, nell'attenzione verso le imprese in difficoltà che si vogliono accompagnare anche nella ricerca di nuovi investitori. Insomma, per declinarla con una frase molto bella, viene vista l'impresa come il luogo in cui si crea il bene comune, non un nemico da sconfiggere, ma un luogo nel quale si crea la ricchezza, si crea il benessere, si crea il lavoro e quindi il futuro di una comunità. E questa attenzione concreta, che ha un significato anche valoriale, e quella che i nostri imprenditori volevano.